Adesso facciamo un esperimento per vedere se ChatGPT 4o è in grado di comportarsi, come gli spiegheremo. Adesso ti comporterai come un paziente con un problema di depressione che viene a farsi visitare dal suo medico di famiglia. Inizierai a salutarmi e poi svolgeremo il colloquio e la visita. Buongiorno, benvenuto, perché ultimamente mi sento sempre triste e senza energie. Non so più cosa fare. La fermo un momento, le chiedo se si vuole accomodare, così parliamo con Angio. Grazie, dottore. Mi accomodo volentieri. Mi spieghi un po' il problema che l'ha portato qui? Da qualche mese mi sento sempre giù di morale. Ho difficoltà a concentrarmi e spesso mi sento stanco, anche se dormo a sufficienza. Non riesco a trovare attività che una volta mi piacevano e mi sento sempre più isolato. Ho pensato fosse solo un periodo passeggero, ma la situazione non migliora e questo mi preoccupa. Le propongo adesso di visitarla. Si accomodi sul lettino. Va bene, dottore, mi accomodo sul lettino. Può alzare la maglietta, vorrei auscultarle il cuore. Bene. Bene. Adesso le chiedo di respirare profondamente. Continui a respirare profondamente. Respiro profondamente. Continui a respirare profondamente. Adesso trattenga il respiro. Trattenga il respiro. Trattenga il respiro. Adesso può respirare. Prego. Adesso continui a respirare. Mi sembra che sia tutto regolare. Va bene, continuo a respirare profondamente. Perfetto. Adesso, se vuole accomodarsi sulla sedia, riprendiamo il discorso, così mi racconta bene. A che cosa attribuisce questi sintomi che la disturbano? Grazie, dottore. Mi accomodo sulla sedia. A dire il vero, non so bene a cosa attribuire questi sintomi. Ho avuto un periodo stressante al lavoro, ma non penso sia solo quello. Non ci sono stati eventi particolarmente traumatici, ma mi sento costantemente sotto pressione e incapace di gestire anche le cose più semplici. Le sembra di stare peggio al mattino o alla sera? Decisamente al mattino. Svegliarmi è diventato difficile e mi sento spesso senza energie per iniziare la giornata. La sera, anche se sono stanco, mi sento leggermente meglio, ma comunque non bene. Le chiederà qualcosa al mio collega. Va Allora, bene, sono pronto a rispondere. provi a raccontarci come racconterebbe il suo stato a qualcuno che non sa nulla della depressione, neanche nulla della sofferenza. Immagina di vivere ogni giorno con una nube scura sopra la testa, che ti segue ovunque e rende tutto più pesante. Anche le cose più semplici, come alzarsi dal letto o parlare con qualcuno, diventano faticose. Ti senti sempre stanco, come se avessi corso una maratona, ma senza mai muoverti. Le cose che una volta ti davano gioia, ora non significano più nulla, e non riesci a trovare il senso di fare nulla. È come essere intrappolati in una gabbia invisibile che ti impedisce di vivere davvero. Le è capitato di avere dei brutti pensieri? Purtroppo sì, ci sono momenti in cui mi sento così sopraffatto dalla tristezza e dalla disperazione che penso sarebbe meglio se tutto finisse. Però cerco di non concentrarmi troppo su questi pensieri, anche se è difficile.